ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata. Giada, ho fatto una gormitica scoperta sul fan club del sito. Stai parlando dell'area party kit? Proprio quella. Immaginavo ti sarebbe piaciuta. C'è tutto il necessario per fare un party gormitico. Sì. Dai, vediamo un po' che cosa possiamo trovare. Allora, guardate amici, si fa così. Si entra nel fan club e si clicca su party kit. Poi si possono scaricare le bandierine di Gorm, i disegni da colorare. C'è anche l'invito alla vostra gormitica festa, la maschera di Lord Carrion e il porta popcorn di Gorm. E oggi noi faremo i porta popcorn. Giada, ti va se costruiamo insieme? Va bene, basta che non fai disastri come la scorsa volta. No, lo sai che io sono bravissimo. Allora, tieni, questo è per te e questo è per me. Allora, prima cosa, bisogna ritagliare, giusto? Giustissimo. Seguiamo i bordi. Ok, dove ci sono anche le linee tratteggiate poi. No. Ah no, lì no. Quella non la devi tagliare. Ah, ok. Quella bisogna piegarla. Giusto. Ok ragazzi, se avete tagliato tutto giusto, vi verrà così. Hai visto che sono stato bravo, tu che non ci credevi. Allora, oh. Sì, dai. Ma scusami, Giada. Dimmi. Ma questo è un ventaglio, non è un porta popcorn. Non è un ventaglio, che è che fa caldo, ma non è un ventaglio. Adesso non lo pieghiamo e diventa un porta popcorn super gormitico. Sarà. Allora, bisogna sempre seguire le linee tratteggiate, vedi? Ah, bisogna tagliarle quindi. No, non bisogna tagliarle, bisogna piegare. Abbiamo finito col tagliare, metti giù le forbici. Devi piegare dove ci sono le lineette tratteggiate. Va bene. E anche questa piccolina, vedi? La linguetta che poi incolleremo. Esatto, bravo. Grazie. Allora, dopo averlo finito di piegare tutto. Ok, io sto ancora piegando le varie. Sei lento però, dai. Cioè, sei bravo ma un pochino lento. Okay. Però, vabbè. Una volta che avete piegato tutto quanto, sì, prendete la vostra colla e incollate questo bordino qui. Ok. Incolliamo. Che si unirà proprio qua. Ok, perfetto. Bisogna schiacciare bene. E poi anche la linguetta sotto, giusto? Esatto, anche la linguetta sotto. Okay. Una cosa alla volta. Se avete fatto tutto giusto, questo è il risultato finale. Guardate che bello. Hai visto che in questa puntata non ho fatto nessun disastro? Sì, per questa volta sei stato bravo. Grazie. Complimenti. Comunque amici, adesso aspettiamo un vostro lavoretto. Dovete mandarci una foto a info@giochipreziosi.it o potete condividerla su Facebook nella pagina ufficiale dei Gormiti. Sicuramente sarà un lavoro gormitico anche per voi. Gianni, ora è arrivato il momento di nuova Gormitica Challenge! Giada, sono molto contento quando arriva questo momento, perché posso sfidarti di nuovo. Ma dimmi un po', cosa faremo oggi? Allora, vedi questi due contenitori? Sì. All'interno ci sono tre gormiti e dobbiamo indovinare di che gormita si tratta. Ma Giada, ma che challenge è? Ma scusami, è facilissima. Cerco il gormita tra il polistirolo, lo tiro fuori e ti dico che cos'è. Ma non è che ci vuole un genio? No, carino. Funziona così. Abbiamo una benda qui e saremo bendati a turno e dovremo indovinare in 5 secondi il gormita. Ma così però è molto più difficile. Eh sì. Però, visto che io sono un gentiluomo, prego, faccio iniziare lei. Adesso ti bendo così non vedi più niente. Va bene, dai. Sei pronta? Sì. A perdere. Simpatico. Allora, io conterò il tempo, va bene? Allora. Ok. Vai, qua, giù, brava. Non è qui. Ok, sto scherzando, eccola qua. Sei pronta? Ferma. Aspetta. 3, 2, 1. Challenge iniziata, vai, prendi il gormita. Quello che trovi. Vai, ce l'hai. Vai, prendilo. 1, 2, 3, 4. Non lo so. Vedremo, poi. Cercane un altro, mi sa che mi stai... Sto cercando. Ti ho sottovalutata, Giada. Questo? Sì, 5 secondi sono già passati però, eh. Titano? No, è sbagliato. Via. Vai, cerca l'altro, cerca l'altro. Veloce. Se indovini questo, Giada, il Gormiti Show per me si chiude qui. Voidus. No, hai sbagliato, vai, challenge finita, scopriti. Giada, hai indovinato uno.
Gorok, ma te... Almeno Gorok, vedi, roccia. Ci sono rimasto. E poi, vabbè, c'è Lord Carrion e Orion. Tocca a me. Vediamo se fai meglio. Siamo 1-0. Vai, ti prendo io adesso. Ti aiuto. Sì, c'ho il cappellino. Non guardare però. Non sto guardando. Sicuro? Ok, no, non vedo nulla. Qua. Ok. Pronto? Vado. Vai. Aspetta. L'hai fatta andare. Aspetta. Eccolo. Non lo so. Del fuoco. No, aspetta. Finiti? No, aspetta. È finiti, spara un nome. Non mi viene, aspetta. No, che sono finiti 5 secondi. Non lo so, non mi viene ora. Davanti. No, devi sparare un nome, non vale. Non mi ricordo, non mi viene. Koga, ma non è Koga, però sembrava del fuoco perché ha il codino. Ho sentito un codino dalla testa. Questo. Oddio. È veramente difficile. Finiti. Ma sono difficili, scusami, non lo so. Non importa. Devi dire un nome, io pure ho detto i nomi. Lord Titano. No, non lo so, ho sparato. No. Aspetta. Hai trovato l'ultimo? No, eccolo qua. Dai. Dammi un indizio. Non posso. Dai, ti prego. Al mantello. Al mantello. Stanno per finire 5 secondi. No, dimmelo. Non lo so. Avok. No, non lo so. Finita la challenge, vai, togli. No, non tolgo. Come non togli? Devi vedere la tua perdita. Però avevo indovinato, c'aveva il codino. Sì, quello avevi quasi indovinato. E Titano. Titano. Avevi detto che era quello. Vabbè, però c'era, c'era un titano, io. Va bene, vinto tu, brava. Fai una delle tue magie. È stata stra divertente questa challenge. Sì. Gianni, ora parliamo di questo fantastico mese di maggio che sta giungendo al termine. Esatto, e abbiamo preparato degli argomenti a riguardo per chiacchierare un po' con voi. Ma lo sapete che maggio era il terzo mese dell'anno nel calendario di Romolo e poi un certo Numa Pompilio ha aggiunto gennaio e febbraio. Numa Pompilio? Sì. Ma lo sai che mi dice qualcosa? Sicuramente l'avrei studiato in libri di storia. Sì, sì, sì. Lui era il secondo re di Roma, il primo invece è stato... Aspetta... Romolo. Bravo, Romolo. Sei preparato. Sì, perché poi c'era Romolo, poi c'era Remolo No, su Remolo ho qualche dubbio, era Remo comunque. Io volevo dire Remo. E poi maggio è anche il secondo mese di primavera. È la mia stagione preferita. Infatti, come avete potuto notare, le giornate si allungano, il clima diventa più mite, fa un po' più caldo, quindi via le sciarpe, via i maglioni. Però Giada, sarà perché io ci sono nato, ma a me l'inverno piace tanto. No, io preferisco molto di più l'estate. Lo so. Comunque, a maggio c'è anche un'altra giornata molto importante. Sì? È la giornata della festa della mamma, il 12 maggio. Infatti, noi vogliamo approfittare per salutare tutte le mamme che ci seguono e ci commentano e mandare un grande abbraccio alla nostra mamma. Ciao mamma! Ma poi abbiamo anche un'altra giornata molto 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 importante. Esatto, il 28 maggio, ragazzi, è stata la giornata mondiale del gioco. Questa giornata è stata proposta da Freda Kim nel 1998. Lei è la presidente dell'Associazione Internazionale delle Ludoteche. Infatti Freda Kim ha voluto sottolineare l'importanza del gioco come diritto fondamentale. E noi amici lo sappiamo bene, vero, quanto sia importante giocare per diventare delle belle persone? A proposito di giocare, direi che adesso è arrivato il momento del disegno garnitico! Però prima di farvi vedere tutti i disegni che ci sono arrivati, vi chiediamo di disegnare Krios, che è l'hyperbeast di Icor. E mi raccomando, non dimenticatevi la sua gemma. Esatto. E vi basterà fare una foto al vostro disegno, mandarla a info@giochipreziosi.it e noi poi la stamperemo e la mostreremo. Allora, proseguiamo. Iniziamo, dai. Allora, Alex Benazzi. Ah, io so che insieme ai disegni ci sono arrivate delle dediche. Giusto. Allora. Alex e mamma Claudia ci scrivono: salve ragazzi, sono Alex e spero che il mio disegno vi piaccia. Ciao, un bacio, vi seguo sempre, grazie. E ci ha disegnato un fantastico Koga. Ma che bello. Ah, dietro c'è una dedica. Cari Johnny e Giada, sono Alex Benazzi, giusto? Sì, Benazzi. E ho 5 anni. Vi invio il mio disegno che ho fatto con l'aiuto della mia mamma. Vi seguo sempre e adoro i gormiti. Li ho veramente tutti. Ti sta superando, mi sa. C'è qualcuno che li ha più di me. Vi mando un grosso bacione, Alex e mamma Claudia. Grazie. Mille. Grazie.
Poi abbiamo D'Angelo Prisco 4 anni, abbiamo una dedica? Sì, ci ho scritto disegno Saburo per Gomiti Show D'Angelo Prisco 4 anni, grazie. Ha disegnato Riff. Che bello, che bei capelli che gli ha fatto. Bellissimo. Oh, qua c'è una foto, c'è una fotografia di Enea. 5 anni. Che ci disegna un suo gormita. C'è anche scritto, ciao sono Enea, ho 5 anni, mi piacciono moltissimo i gormiti. Vi regalo un mio disegno in allegato, vorrei tanto lo pubblicaste, aspetto una vostra risposta. Ciao ciao Enea da Bergamo. Grazie Enea. Ciao, grazie mille. E vedrai il tuo disegno. Poi Nick Manolesta ci manda questa versione di Kratos. Guarda che bella. Terrificante. È terrificante. Grazie Nick che ci mandi sempre un sacco di disegni. E c'è anche scritto. Giusto. Salve, sono un papà e colleziono gormiti sin dall'inizio. Credo di averne circa 2000 pezzi. Mi sa che ti ha superato. Ok, vado. Ciao. Vi invio un mio disegno gormitico sperando in una vostra pubblicazione su YouTube tramite gli attori Gianni e Giada. Grazie mille. Grazie, se l'abbiamo pubblicato. Poi, Valerio Ottavi, a me ha colpito tantissimo questo disegno perché è disegnato su un foglio a quadretti e segue in modo perfetto tutte le righe. Avoc. C'è scritto qualcosa? E c'è scritto anche. Ciao Gianni Giada, vi invio un altro disegno che ci avete chiesto. Sì. Ho disegnato Avoc e Trek con la tecnica pixel art. Ecco come si chiama. Vedi, c'è pure la tecnica pixel art. Spero vi piaccia. Ciao, Valerio Ottavi. Grazie mille. Poi ho quattro disegni dello stesso bambino. Alessandro, scusa, non trovavo il nome. Ci ha regalato questo bellissimo disegno con un Darkan. Wow, viene sconfitto. Esatto, poi c'è Avoc. E che bello. Qua ci sono tutti i gormiti. Bellissimo questo. Questo è bellissimo, davvero. Ha disegnato Riff con la sua Hyper Bispiron. Bellissimo. E poi ci vogliamo soffermare un attimo su questi due disegni che ci hanno regalato due bambini dal vivo. Io e Giada ci trovavamo in un ristorante e sono venuti a portarci. E questi due bambini ci hanno regalato questi fantastici disegni. Uno ce lo fa Mario e Anna. Grazie mille per i vostri disegni. Continuate a mandarceli, mi raccomando. Ma adesso direi che è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Fortunato vincitore del giveaway. Vai, annuncialo. The winner is. E il vincitore è. Frarori Dido, ti invitiamo a scrivere a info@giochipreziosi.it così avrai tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo super premio. Io non smetterò mai di dirvelo. Siete stati attenti alla prima parte e alla seconda parte di questo video perché dovete trovare la risposta corretta, perché così anche voi potete vincere il fantastico gormitico giveaway di oggi. Ma ora passiamo al momento di rispondere ai loro saluti e alle loro domande. Allora, salutiamo. Allora, Daniela Sahari, Gio Maria Cossu, Mattia Novelli, Giuseppe Marraro, Elena Fabris, Letizia Piattelli, Gabriele Pucci, Lolo Grazie, Lorenzo Ciccarelli, Anna Doganieri, Mara Sandrini, Stefano Di Gloria e Vittorio Antonio Sarto. Ciao a tutti. Ciao. Allora, iniziamo con le domande. Vai, va bene, inizio io. Allora, una domanda più lunga la riassumo. Salve, sono il papà di Giuditta Pini ed in questa puntata avete mostrato un suo disegno. Ci teneva molto a ringraziarvi e ci teneva anche a farvi una domanda. Abbiamo scoperto che avete partecipato a degli eventi dal vivo. Insomma, lei vorrebbe sapere se andiamo nella sua città, che è Modena. Allora, per adesso non c'è nessun evento. Per ora no. Però non si sa mai. Continuate a seguirci. Poi. Prossima domanda. Vai. Franius lo sgretolante. Bella puntata Gianni e Giada, ho una domanda per voi. In uno dei primi episodi avete mostrato una vecchia serie di gormiti. Non potreste continuare con questa nobile iniziativa? In particolare mi piacerebbe vedere la mia serie Titanium in modo di apparire sui vostri schermi in tutta la mia possenza. Saluti gormitici. Intanto grazie. Noi ora ci stiamo ovviamente soffermando sulla nuova stagione dei gormiti, su quelli che ci sono nel 2018-2019. Però non si sa mai, Giada. Non si chissà. Sa mai, ci sono sempre. Sai perché? Ci sono tanti nostalgici che ci scrivono. È vero. Continuate a scriverci. Lorenzo Ciccarelli ci scrive: io ho una domanda attenta, Giada. La Torre degli Elementi come è stata creata? Perché una volta al cartone dicono che la torre è rifugio dei Lord, e in un altro episodio dicono che la torre non è altro che il Castello della Luce, come Rocca Macigno e Fortezza Fiamma. Quindi vuole sapere come è stata creata? Allora, la torre può essere entrambe le cose. Può essere un rifugio, ma soprattutto non è un vero e proprio palazzo, è un essere vivente, esatto. Quindi magico. È magico. Poi Concetta Matuno ci chiede: farete un unboxing delle action card dei gormiti? Continuate a seguirci e nei prossimi episodi lo scoprirete. Vai. Poi prossimo. Jacopo Verdolin ci scrive: Gianni e Giada, avrei bisogno di un consiglio su un personaggio da prendermi. Sono indeciso tra Lord Titano, Lord Carrion e Lord Tritheon. Aiutatemi voi per favore. Rispondo io. No, non rispondere allora, tu.
sicuramente, cioè, si è obbligato a prendere l'Ortitano perché l'Ortitano è super, migliore, è sì, super. Sì, sì, sì. In verità prendi Lord Carrion che è più bello. Andiamo avanti, che è meglio se no litighiamo. Vai. Allora, Gbagnam69, vai. Ci chiede: non trovo la rivista Gormiti, dove la trovo? E un'altra domanda: se fossi un Gormita, chi saresti e che elemento useresti? Allora, la rivista la trovate nelle edicole. E l'altra domanda, scusami, se fossi un Gormita, chi saresti e che elemento useresti? Beh, io Lord Carrion, perché ormai sono lui, ho il potere del fuoco, posso dire questo. Tu non glielo chiediamo, io bene? Io l'Ortitano. Ecco, a posto. Ormai lo sapete. Va, io a me ci rinuncio. Bene, dai, allora siamo arrivati alla fine della puntata. Esatto. Vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook e soprattutto il nostro canale YouTube. Scrivetemi, mi raccomando, e soprattutto, se vi è piaciuto il video, spolliciate! Poi commentate e ovviamente condividete il video. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! Gianni, passami il porta popcorn. Perché, scusa, ti è venuta fame? Meno male che l'unico che pensava al cibo qui ero io. Oh, dai, è per un'occasione speciale. Va bene, ma cosa ci devo fare? Sono vuoti. Ta-da! Le patatine dei Gormiti. Sì, e dentro c'è pure anche un bellissimo gadget. Wow, devo assolutamente assaggiarle. Vai, versa, versa, a me tante. Sono già ingordo. Ops. E vai, si mangia! Non è finita qui. Ci sono anche i DVD. Serata cartoni animati dei Gormiti. Certo. Vieni, vieni che mangiamo tutto. Io questa. Vieni tu questa.